Buongiorno, io sono Sissi e benvenuti in questo weekend vlog. Oggi è sabato 1 giugno e staremo insieme sia oggi che domani. Che c'è? Raulino che sta guardando papà, il camera dad. È vero? Noi siamo già pronti, sono già qua a casa della nonna, sto facendo lo snacchino di metà mattina con i piselli raccolti dall'orto. Oggi è una giornata bellissima, meno male. Forse ha finito di piovere ininterrottamente. Forse riesco a togliere il piumone dal letto, forse. Comunque i piselli crudi appena raccolti dalla pianta sono dolcissimi. Vuoi partecipare anche tu? Sì, però non così davanti. Non lo so se li puoi mangiare i pisellini. Ma a Raul non gli piacciono, non li mangia mai, neanche nell'insalata di riso. Allora, stiamo insieme tutto questo weekend. Siamo insieme tutto questo weekend, sia sabato che domenica, perché abbiamo un po' di cose da fare, ok? E, a cominciare da stamattina, perché vi devo parlare, io vi ho tenuto nascosto una cosa, anzi due cose, una notizia bella e una notizia brutta. Non è bruttissima perché secondo me c'è ancora speranza. Ok? Però adesso ve lo dico. Quindi la notizia brutta è che purtroppo il nostro amato Carlone, per chi non lo sapesse, Carlone è il mio limone, che mi è stato regalato l'anno scorso dalle mie amiche per il mio compleanno. L'ho voluto, l'ho desiderato, l'ho chiesto e me l'hanno regalato. Purtroppo Carlone ha avuto un tracollo da quando gli abbiamo cambiato il vaso, da quando l'abbiamo rinvasato. Ok, noi abbiamo fatto come ci aveva detto di fare il ragazzo del vivaio e ha avuto purtroppo un tracollo da quando l'abbiamo rinvasato e ha praticamente perso quasi tutte le foglie e lì pochino, non dico mezzo morto, però un po' moribondo. È una notizia brutta perché io ci tengo molto, perché mi sono affezionata tantissimo. Credo che tutti ci siamo un po' affezionati perché comunque continuavo a darvi aggiornamenti su Carlone. E quindi niente, quindi però credo che ci sia ancora speranza perché nonostante gli siano cadute quasi tutte le foglie, alcune sono rimaste e sembrerebbe che ci sono delle crescite. Sembrerebbe che ci sono delle crescite che stanno per spuntare e quindi diciamo che non è una notizia brutta del tutto. Adesso ve lo faccio vedere e scrivetemi nei commenti. Mandate messaggi positivi per Carlone, è vero? Mandiamo messaggi positivi per Carlone. Il nostro Carlone, poverino. Tanto Raulino si gode il sole, è vero che ti godi il sole, amorino? Eccolo qui, il povero Carlone con le ultime foglie rimaste, che però stanno tenendo. Non sembrano morte, ci sono ancora su dei fruttini. Stiamo cercando di prenderlo per i capelli praticamente e niente, sicuramente tutta la pioggia e il freddo degli ultimi giorni non gli hanno fatto bene, però adesso speriamo in questo sole caldo che c'è oggi perché ributti fuori un po' di foglie e che riusciamo a salvarlo, insomma. Forza Carlone, non mollare. Invece la bella notizia a cui vi accennavo è lui, Giorgione, che fa sempre rima col limone, fratello di Carlone. Ok, Giorgione è arrivato a far parte della nostra family. Guardate là, Carlone, poverino. Ed eccolo qui Giorgione in tutta la sua. Giorgione, omaggio allo chef di Gambero Rosso, in tutta la sua opulenza e abbondanza, perché Giorgione avrà su circa una trentina di limoni.
Ok, ve lo faccio vedere. Cioè, guardate, ci sono limoncini praticamente ovunque e ci sono anche dei limoni già grandi. A differenza di Carlone, Giorgione dovrebbe essere un limone 4 stagioni, nel senso che dovrebbe fiorire tutto l'anno. Speriamo, adesso ci stiamo documentando bene, speriamo comunque che non faccia appunto la fine del povero Carlone. E speriamo di riuscire a tenerli in vita tutte e due, insomma. Quindi benvenuto Giorgione e forza, forza Carlone, riprenditi. Quest'anno stanno crescendo anche tantissimi mirtilli, meno male perché l'anno scorso ne abbiamo mangiati tipo tre. Invece quest'anno è il terzo anno della pianta e per fortuna sta dando i frutti. Raul è il bullo del quartiere. Raul è il bulletto del quartiere, ragazze. Per fortuna con le persone, con i bambini è un amore, cioè proprio è bravissimo, però con gli altri cani lui si sente veramente un leone. Va d'accordo solo un po' con i chihuahua, con la sua stessa razza. E infatti quando andiamo al mare, che troviamo sempre un sacco di chihuahua in Romagna, non si sa come mai, riesce sempre a fare un po' di amicizia. E niente, allora la spesa l'abbiamo fatta. Adesso torno a casa, prepariamo il pranzo e poi dopo pranzo andiamo a camminare 5 km. Per fortuna oggi c'è una bellissima giornata e riesco ad andare dopo un bel po' di giorni di stop tra pioggia, operazione, eccetera. Tra l'altro ho tolto tutti i punti. Ero andata settimana scorsa, ho cercato di andare settimana scorsa, era tipo il secondo o il terzo giorno dopo che avevo levato i punti e mi faceva male e adesso vabbè, già camminando così non sento più nulla, quindi probabilmente riesco a fare tutti i 5 km senza problemi. E quindi andiamo a camminare, poi stasera usciamo. E domani? Cosa c'è domani? Domani c'è la Fiera dei Minerali di Monza e quindi per quello che siamo insieme tutto il weekend, perché dobbiamo anche andare alla Fiera dei Minerali. Eccoci qua con il pranzo, solito menù del sabato che mangiamo ultimamente. Allora, piatto principale, spinacina, una bella spinacina di pollo di Conad. L'accompagno come al solito con i pomodorini datterini e cipollotto di Tropea. E poi abbiamo un pezzettino di pizzetta e un pezzettino di focaccia con la cipolla, sempre di Conad. Integratori, sto prendendo il drenante, che è quello che vi ho fatto vedere nell'haul di M, si chiama Alga Snella di Equilibria. C'è dentro la betulla, c'è dentro la spirulina, ci sono dentro varie cose. E poi il solito integratore capelli come che si chiama? Long Life, sì, esatto. Buon appetito! Eccoci qua, sono già in passeggiata digestiva, 5 km digestivi, io li chiamo, perché a proposito di digestivo, mi sa che ho la lingua nera, ho mangiato la liquirizia. Io dopo pranzo, perché dopo cena non la mangio, però dopo pranzo un pezzettino di liquirizia pura, secondo me, fa digerire da Dio. C'è un po' di aria. Non so se mi sentite, il sole è caldissimo veramente, ma l'aria è ancora abbastanza frizzante. Io mi sono messa proprio in canotta, ho fatto una codina bassa, ok, cappellino quello di Action dei bambini. Mi sono messa bene in canotta perché voglio cominciare a prendere un po' di colore perché, cioè, tra 29 giorni vado al mare, raga. Io sono bianca ancora. Soprattutto anche sulle gambe, non mi sono depilata, sennò mi mettevo i pantaloncini. Ma voglio iniziare a prendere un po' di colore perché sennò mi scotto al 100% al mare quest'anno. Cioè mi scotterò comunque. Sennò
se seguirete i vlog dal mare vedrete che sono aperte le scommesse per Sissi che si scotta. E niente, quindi sono qua, sono i campi che sono ancora tutti allagati, ieri ha piovuto ancora, ci sono un po' di persone oggi sulla passeggiata che è sabato, mentre in settimana sto cercando di tenere il telefono, oddio scusate, sto cercando di tenere il telefono in una maniera che non mi stanca il braccio, che papà molle che sono raga, e niente, magari vi faccio vedere qualcosa del percorso quando diventa un po' più interessante. Non ho capito cosa sono questi cartelli qui che hanno messo, che li ho visti anche oggi per la strada. Forse sono collegati con quello che c'è scritto metanodotto. Magari sono robe tipo del gas, non lo so. Fatto sta che li ho visti anche stamattina per strada. Sono nuovi perché non li avevo mai notati. Magari è qualcosa appunto che abbia a che fare col gas. E invece quello là in fondo, vediamo se riesco a zoomare. Quello era un capanno di caccia, vediamo, sì, ok, era un capanno di caccia, adesso vabbè c'è tutta l'erba, devono passare a tagliare, c'è tutta l'erba e si vede poco, comunque è in disuso ormai perché qui questo è un parco che non possono più venire a cacciare e comunque sugli alberi là dietro, ok, dietro al capanno c'erano anche tutte le casette per i richiami, per gli uccelli, che mettevano dentro gli uccelli per richiamare gli animali appunto da richiamo e poi cacciavano. Ok, questa è la vista, guardate il cielo che bello, mamma mia, a me piace sempre un sacco venire a fare questa passeggiata perché è veramente molto molto tranquilla. Adesso vabbè vedete che ci sono delle persone e quindi non sono sola, cioè non sono sola perché comunque è sabato, se no di solito in settimana ci sono solo io ed è veramente rilassantissimo. C'è un punto del percorso, adesso vi faccio vedere, dove ci sono tutti i fiori selvatici e adesso ve li faccio vedere perché il fiordaliso, che è questo, è in assoluto il mio wildflower, quindi il mio fiore selvatico preferito. Sono bellissimi, guardate, questi li hanno seminati perché una volta nei campi ce n'erano tantissimi, mi ha raccontato il camera dad, ma ci sono anche rosa, non lo sapevo, credo che il colore originale sia quello indaco. Una volta nei campi ce n'erano tantissimi insieme ai papaveri, quelli rossi, ma ormai non se ne vedono più con tutti i pesticidi e le cose che ci buttano. E quindi poi ci sono anche queste margherite belle. E poi là in fondo ci sono anche tipo dei garofani cinesi. Vediamo se riesco ad andare a farveli vedere, perché il campo è ancora un po', si sprofonda un po'. Comunque questa è una zona di biodiversità, di conservazione un po' delle biodiversità. Vedete, questi sono garofani cinesi, si chiamano. Guardate, ce ne sono di vari colori. Ce li aveva anche mio nonno in giardino, poi si è persa un po' la semenza. Belli, bellissimi. E a me appunto piace fare questo percorso tutto l'anno, durante tutte le stagioni, per vedere il cambiamento dello scenario, del panorama. Cioè la primavera vedete com'è molto rigogliosa, ok, abbondante, poi d'estate si secca un po', in autunno cominciano a seccarsi, a cambiare i colori. E poi in inverno, vabbè, è tutto un po' più bianco, più grigio, ma è bellissimo vederlo in tutte le stagioni. Siamo arrivati al laghetto. Vi faccio vedere che siamo arrivati al laghetto. Qui c'è una zona di sosta con il tavolino. Io di solito è tipo metà percorso. Io mi fermo qua qualche minuto a guardare il laghetto, che adesso sembra proprio una palude perché con tutta l'acqua e le inondazioni che ci sono state in questi mesi si è rovinato, vedete che proprio è di un colore
color terra, color fango. Poi là vedete che ci sono per terra delle statue che purtroppo qui si è allagato tutta questa parte qua, l'acqua è uscita dagli argini là in fondo e quindi ha buttato giù tutte le statue, quelle statue erano di polistirolo, ne è rimasta solo una là in piedi, l'unica superstite delle statue in piedi, praticamente sono statue tipo che rappresentano, penso che vogliano rappresentare i migranti. E originariamente erano tipo color ruggine, poi l'anno scorso c'è stata una grandinata pesantissima che le ha tutte butterate e quindi le hanno un po' risistemate, le hanno fatte arancioni, solo che sono cadute adesso e adesso boh, vediamo se verranno a sostituirle o a rimetterle a posto. Comunque io mi metto qui al tavolino e guardo il laghetto. Sto tipo un paio di minuti qua a recuperare, cioè voglio dire, che poi voglio dire recuperare, non è che vado forte, cioè faccio 5 km in un'oretta, quindi cioè non vado forte, però mi metto qui 2 minuti, di solito ci sono anche magari delle anatre oppure viene l'airone, ci sono state anche le nutrie che hanno fatto il nido un anno e quindi si riesce a vedere un po' di animali, insomma. E niente, quindi faccio la pausa. Allora, io sono qua con i miei auricolari. Ho comprato questi auricolari qui, wireless, però io ve lo dico, raga, non mi piacciono. Cioè, sarò anche una boomer, ma preferisco ancora quelli con il filo di auricolari, perché questi, vabbè, mi saranno già caduti tipo 4 volte, si sono già aperti. E ho paura di perderli, cioè boh, è un casino, bisogna ricordarsi di caricarli, cioè io preferisco quelli col filo, li avevo anche presi, solo che boh, ne ho presi un paio che probabilmente costavano poco, facevano schifo e quindi boh, ho preso questi, il Camera Dad mi ha regalato questi auricolari, questi AirPod qua, però non è che mi facciano impazzire. Per quanto riguarda invece la mia ferita, non mi fa male per niente, si vede che sta guarendo comunque, perché l'altra volta, settimana scorsa, quando ero riuscita a venire un giorno a camminare che non pioveva, miracolo, veramente mi ha fatto male, ho fatti i 5 km ma sono tornata a casa e ho detto è stata una pessima idea perché mi faceva proprio male, si vede che c'erano ancora le croste, adesso sono andate via tutte. Però, boh, io, vabbè, ve lo confido, raga, non lo so, questa cicatrice qua non mi sta già mettendo a disagio. Cioè, prima avevo la ciste lì, il porro, quello che era, non mi piaceva, faceva schifo, eccetera. E quindi anche magari non uscivo con nessuno, perché dicevo, beh, dopo dobbiamo, magari arriviamo al dunque, e, cioè, mi faceva schifo, no? Capite? Adesso c'ho la cicatrice. E non mi piace neanche quella, non voglio dire che mi fa senso, però cioè me l'aspettavo un po' più piccola, poi è ancora rossa, cioè spero che diventi un po' più color pelle, un po' più chiara, un po' più bianca e niente, perché per ora non mi piace, mi sta mettendo già a disagio, cioè prima c'era la ciste, adesso c'è la cicatrice. Non riesco a risolvere questa cosa, so che probabilmente la devo risolvere dentro di me e devo fregarmene, però non so, fatemi sapere se c'è qualcosa da mettere sulle cicatrici per aiutarle a guarire meglio, no? E a diventare un po' più color pelle, non lo so se c'è qualcosa, qualche prodotto, forse il bio oil, non lo so, fatemi sapere se avete qualche prodotto da consigliarmi, poi sicuramente adesso riprendo perché sennò non arrivo più a casa. E fatemi sapere anche, no, cos'è che volevo dire? Sì, vabbè, fatemi sapere il prodotto e poi niente, sicuramente quando andrò al mare adesso tra un mesetto devo ricordarmi assolutamente di mettere tipo una protezione 50, perché credo che se ci prendo il sole sopra la cicatrice diventa scura, rimane rossa e io vorrei che diventi chiara il più presto possibile. Qua abbiamo ancora fiori, i pochi che sono rimasti, perché comunque la gente lì, io le vedo le persone che le vengono a raccogliere, infatti cioè, boh, un po' mi dà fastidio perché comunque
Cioè, io non li raccolgo, mi piacciono tanto, ma non li raccolgo. Mi piace vederli appunto mentre sono in passeggiata. Dopo la camminata sono riuscita a farmi un pisolino e adesso faccio una merenda. Questo è il lusso di quest'anno. Però sono bellissime e buonissime. Cosa vi avevo detto? Cosa vi avevo detto? Cioè, sto per entrare in doccia, guardatevi cosa mi sono accorta. Cioè, raga, il sole di oggi, un'ora sono stata fuori. Un'ora, eh? Non dico che sono stata fuori tutto il giorno. Benissimo. Vediamo di qua. Esatto. Il sole di oggi. Sarà meglio che io esca a prendere un po' di luce, un po' di sole, perché sennò veramente al mare, cioè, mi devono ricoverare quest'anno. Eccomi, tutta pulita e profumata. Allora, io sto meditando di lasciare asciugare i capelli all'aria perché fa caldo. Al massimo gli do una botta di calore dopo. Oppure faccio la passola, se prendono una piega strana, passo la spazzola, quella lì, come si chiama? Spazzola termica? Come si chiama? Spazzola lisciante, ok? Che non è proprio una piastra, ma è fatta a forma di spazzola. Al massimo quando sono asciutti passo quella un attimo se non mi soddisfano, se no li lascerò così. Raga, mi vedete in pigiama? Anche se sono le 6 di sera. Però dopo dobbiamo uscire. Me lo sono messo così pulito come intramezzo per non tirare in ballo altri vestiti. Non so se anche voi fate la stessa cosa quando uscite dalla doccia, belli puliti, pigiamino pulito. Cioè, oggi proprio stanotte si vola, eh. Ho tolto il piumone, lenzuola pulite, pigiama pulito, capelli puliti. Nei miei sogni si vola. Comunque, parliamo di robe importanti. Volevo darvi un feedback di qualche prodotto che vi avevo fatto vedere. Allora, questo, il siero acqua di balea che ho preso al DM, l'ho provato, non mi piace, raga. Non mi piace perché pensavo avesse una consistenza, cioè ha una consistenza gel, eccetera, solo che sulla mia pelle del viso non si assorbe completamente e rimane appiccicoso. Quindi non so come fare a usarlo. Probabilmente lo userò boh, sulle mani oppure lo uso sul viso alla sera, ok? Però adesso ho messo questa qui, che è la crema all'acido ialuronico e ceramidi, che ho preso da Action, che è di The Skin Doctor, che è la stessa, credo che sia la stessa marca della maschera che abbiamo fatto nel video precedente. E quindi niente, quindi questa invece mi trovo bene, soprattutto prima del make-up, perché infatti, cioè, tra un po' mi devo fare il make-up per uscire stasera. Mi tiro insieme, mi do una sistemata. Lo so che mi avete visto tutto il giorno così, un po' scappata di casa, però mi do una sistemata per uscire stasera. Quindi, prima del make-up va benissimo. Poi stasera, quando mi toglierò il make-up, farò qualcosa di un po' più potente con il mio olio di jojoba, l'aloe, eccetera. E faccio un'idratazione un po' più intensa. Va bene, mi rilasso ancora un pochino e poi ceniamo. Oggi a Conad ho trovato questa pizza che mi ha ispirato molto di sapori e idee di Conad, quindi marchio Conad, perle di mozzarella e basilico. Quindi questa è l'aspettativa, vediamo la realtà. Ta-da! Molto molto carina. Vediamo com'è, vediamo se è anche buona, oltre all'aspetto carino. Eccomi qui, allora sono pronta per uscire, perdonatemi la luce, ma va così. Non so se si vedrà molto. Partiamo dalla parte migliore che è il trucco. Ho fatto un trucco un po' uno smokey, un po' dorato, sempre comunque abbastanza leggero, però labbra rosse stasera. Ok, e non vi ho ancora detto dove andiamo stasera, che è la parte migliore. Allora, è iniziata l'estate, è iniziato il periodo dei festival, a Cassano d'Adda è iniziato il Solider Rock, quindi stasera si va al Solider Rock principalmente per fare il giro delle bancarelle, perché comunque stasera c'è una band che non mi interessa. Avrei voluto andare ieri sera, che c'era Chaos One, che è rap praticamente, però
Però faceva freddissimo, cioè fate conto che adesso ci sono tipo 18 gradi fuori. Ieri faceva ancora più freddo e non avevo voglia di andare, anche perché ieri sarei andata da sola perché non c'era nessuno. Invece stasera vado con la mia amica, cioè sinceramente mi sono anche un po' rotta di andare a queste cose da sola. Però vabbè, in mancanza d'altro ci vado comunque. Miss Independent, girl power. E stasera vado con la mia amica e andiamo a farci il giro delle bancarelle, poi decidiamo se stare lì a bere qualcosa oppure andare da qualche altra parte. E quindi stasera Solidal Rock con le bancarelle degli artigiani, domani Fiera dei Minerali a Monza e sapete che cosa vuol dire? Potenzialmente gioielli pazzeschi! Speriamo, incrociamo le dita di riuscire a trovare qualcosa di carino. Vi faccio vedere l'outfit, mi sono vestita veramente molto molto semplice, ho paura di avere freddo, ve lo dico, quindi mi sono vestita molto molto a strati e fate conto che la location è in campagna, nei campi praticamente, perciò mi sono vestita così, abbastanza casual, con una maglietta a manica lunga con lo scollo a V, sotto ho messo una canotta per non prendere freddo al pancino. E poi ho messo anche il reggiseno, quello lì che avevo preso da Tezenis, quello Lisbon, che lo voglio provare, per ora mi sta molto molto comodo. Poi ho messo questi jeans chiari di Primark e le Converse, che sono scomodissime, raga, non ve le consiglio, io le odio, sto sempre cercando tipo di allargarle, no? Di usarle per allargarle, ma sono sempre scomode. E poi mi porto anche questa camicina da mettere sopra nel caso in cui ho freddo, ok? Che secondo me è molto molto carina e in tema ci sta. Ok, quindi questo è l'outfit di stasera. Profumo, voglio mettermi quello lì all'ombra del mandorlo, quello che ho preso da DM, e vediamo se la mia amica mi dice: buon profumo! Guardate la mia spacciatrice dalla Svizzera che cosa mi ha portato. Cioè, qua è materiale illegale, illegale, raga. Gli Anuta, 10 Anuta in formato originale, quelli che ho amato dal calendario dell'avvento, e gli Anuta Rigel. Wow, grazie Vale! Buongiorno e buona domenica 2 giugno. Io sono qua, mi sono appena alzata, ovviamente quasi mezzogiorno. A me la domenica, se non ho niente da fare, mi piace stare a letto, raga. Mi sto idratando, cosa fondamentale, ok? Soprattutto la domenica mattina. Sono qua vicino alle mie piante e gli uccellini ci sono, ok? E quindi sto respirando un po' di ossigeno e c'è già qualcosa che bolle in pentola, tra poco si mangia. E poi vediamo di prepararci, svegliarci e andare alla Fiera dei Minerali oggi. Ho già preso dei gioielli pazzeschi. Chissà che cosa starà preparando il camera dad questo pranzo della domenica. Vediamo cosa bolle in pentola. Una pentolata di costine, che belle, con tutti i profumi dell'orto. Rosmarino, salvia. Le stiamo facendo nella pentola vapor control. Io ve l'avevo già fatta vedere questa pentola vapor control. Praticamente è una pentola, credo che sia Fogazzi il marchio. Comunque se cercate pentola vapor control la trovate. È praticamente una pentola che cuoce tipo a lunga cottura e a bassa temperatura. E stanno cuocendo credo da 3 o 4 ore già queste costine e vengono come se fossero un arrosto perché c'è una camera qua dove si mette l'acqua. Ok, qui dove si mette l'acqua e praticamente dentro c'è l'acqua. Tra un bordo e l'altro della pentola, è come se cuocesse a vapore, ma tipo a bagnomaria. E la carne viene spettacolare, cioè si proprio si scioglie in bocca.
Eccole qui, pranzo della domenica, costine e poi la nonna ci ha mandato a casa queste polpettine panate di cavolfiore. E quindi buon appetito, buona domenica anche al bambino, un po' di carnina. Siamo arrivati a Monza al palazzetto. Guardate, il camera dad di spalle. Siamo arrivati al palazzetto che è praticamente dietro lo stadio di Monza. Quello là è lo stadio del Monza. Ok, adesso entriamo alla Fiera dei Minerali. E niente, io penso che vi farò vedere qualcosa, ma non in dettaglio come negli altri video, perché se cercate Sissi Cattaneo Fiera dei Minerali vi vengono fuori già 1000 video, quindi è sempre più o meno la stessa cosa. Quindi se c'è qualcosa di carino da farvi vedere, vi farò qualche clip e poi se ci saranno gioielli pazzeschi, ve li farò vedere nel prossimo video. E adesso entriamo e outfit of the day, maglietta, e ho comprato questi pantaloni al mercato, belli estivi ariosi. Che oggi fa caldo, c'è sempre un po' di arietta, però forse è arrivata l'estate. Meno male, speriamo. Abbiamo dei gioielli pazzeschi proprio, qua dentro. Ma dovete aspettare il video gioielli pazzeschi. Il camera dad ha detto che non mi porta più, Già vi dico questo. Mi ha detto non veniamo più. Allora, ho fatto un mega rifornimento di gioielli pazzeschi, ragazze. Però non ve li faccio vedere adesso, non vi spoilerò niente. Sapete cosa dovete fare se non mi seguite? Dovete seguirmi perché in settimana registro il video gioielli pazzeschi, così li vedete anche voi. I primi gioielli pazzeschi del 2024, dell'estate 2024, e abbiamo delle cose, ragazzi, delle chicche. Cioè, il camera dad me l'ha detto, io non ti porto più, perché dopo vede che guardo le cose, mi dice, dai, questo te lo regalo io. Ho preso anche un regalo per mia mamma, cioè. Non so cosa, deve piovere un'altra volta. Vedete che ci sono già là dietro le nuvole. Deve piovere un'altra volta. Va bene, io sono ancora in giro. Vedete che io mi volevo mettere tranquilla, riposare, fare la merenda con gli Anuta che mi ha portato la mia amica ieri dalla Svizzera. Però mi ha chiamato la mia amica e mi ha detto: vieni a mangiare una fetta di torta. Ho detto subito: arrivo. Cioè, alla torta non si può resistere. E quindi sono praticamente a casa della mia amica per mangiare una fettina di torta per il suo compleanno in ritardo. Io vi saluto qua, ok? Perché non so quanti minuti ho fatto di questo weekend vlog, quindi penso che di aver già parlato per ore. E quindi vi saluto, vi rimando al fatto di iscrivervi se non siete ancora iscritti, perché qua non ci si annoia mai, ci sono sempre contenuti e ci teniamo sempre compagnia, quindi iscrivetevi se non l'avete fatto, lasciatemi un bel like di supporto e sentiamoci qua sotto nei commenti. Se siete arrivati fino qua, scrivete gioielli pazzeschi, hashtag gioielli pazzeschi. Io vi bacio e noi ci vediamo presto. Ciao!